Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con A King's Tale Final Fantasy XV. Continuiamo a The Sky, sentiero fianco a fianco. Siamo nella seconda parte di Final Fantasy XV. Wow, la campagna va avanti fino all'orizzonte, sembra non finire mai. Dobbiamo trovare l'origine di questa follia. Anche gli animali sembrano spaventati, non sarà facile trovare quel cristallo. Dobbiamo muoverci in fretta. Allora, questo ci fa male? No. Cos'è? Letame? Sì, è letame. È letame, qualcuno ha cagato. Garula, i Garula si spaventano facilmente e possono aggredirti se ti avvicini troppo. Ma noi non ci avvicineremo troppo, perché, anzi, noi allungheremo i nemici verso i Garula. Così, giusto? Esatto. Non gli ha fatto niente? No, ehi, perché io? Ah no, ok, corrono via e basta. Ok. Vabbè, allora. Tutto qua, se fanno solamente questo. Buono. Va che roba, va che bella bestia. Vai. Bella lì. Oh, bella. Ma i Garula di solito non sono cattivi. È vero, ma quella volta erano furiosi. Sembravano quasi posseduti. Come se qualcuno li stesse controllando? Qualcuno o qualcosa di terribile li stava muovendo come dei burattini. Allora, quindi c'è... che cazzo? Guarda i Pyros! Guarda quanti, via! No? Esplodi? No, ma perché fai finta di... Aia! Madonna! Vuoi esplodere? Sì, però... Però ci sto morendo io praticamente. Cazzo. Delle api. Api assassine. Evita lo pungiglione con una capriola. Ok. Sì, li ghiaccio. Sì, va bene anche ghiacciarli. Occhio. Ok, ho visto loro pungiglioni appena in tempo. Il problema è che io sono a corto di vita. Mi servirebbe una mela, anzi del miele. Sono api. Non fanno cadere il miele? Menchia. Direi di no. Direi di no. Bello. L'ho buttato contro. Beh. Aia. Merda. No, non posso morirci. Cioè, potrei, ma non voglio. Cioè, molto semplicemente. No. Vai. Ulla. Bella. Spinto. Cazzo. No, mi ha colpito. Vai. Via. Bella la mela. Eccola. Vai. Morta. Allora, evitiamo i gatti. No, però potrei imbizzarrirli in modo che questi carichino e facciano man bassa. E ovviamente non ha beccato nessuno. Giusto? Così si fa. Però il ghiaccio invece, questo sì che fa male. Bella lì. Ok. Morto. Allora, devo dire che come gioco di in sé per sé non è che mi dispiaccia, perché lo sto trovando, a parte brainless, ma ve l'ho detto anche nel primo video, è molto brainless, e lo sto trovando molto rilassante. Perché, allora, questo genere di giochi, i beat'em up, io non sono molto afferrato, come potete vedere non sono bravissimo. Anzi, giochi action, beat'em up, sono veramente una pecora, insieme a quelli sportivi. Però scegliere il tipo di magia. Ah, posso... che magia? Ah, fuoco o ghiaccio. Ok. Tanto... Aia. Tanto qua. Io però vorrei della vita. Più che altro. Non chiedo tanto. Via. No! Mamma mia. Mi sa che ci muoio fra un po', Beh, no, non ci muoio più. Non ci muoio più. Via. Perfetto. E dice, molto brainless. E io lo apprezzo, perché intanto ci sta. Così si fa. Quando era giovane, tuo padre era un uomo in gamba. Ok, PS, siamo a metà vita. Mamma mia. Qua la sto soffrendo un po' di più, se devo essere sincero. Budini rossi e budini blu. Budini rossi e blu sono resistenti agli attacchi fisici, immuni alla magia dello stesso colore. Ok.
Però non ho... Non ho magia, Fritz. Come faccio? Non ho magia. Mi date la magia? No, perché io non ho... Oh, ok, adesso sì. Vi avvicinate? Grande. Ok. Ottimo. No, tu no? Bene. Ah, ecco qua i Pyros. Potrebbero, esatto, esplodermi in faccia. Ah, tu sei debole al fuoco, vero? Buono. Tu al fuoco non senti niente perché sei fatto di fuoco. Se non ricordo male, ci sono... Per effetti ci c'erano tipo tre budini, giusto? Uno giallo, uno blu e uno rosso. Che era appunto elettro, fuoco e ghiaccio. Vedete che qualcosa, mi è rimasto in testa, Molto poco, Meglio di niente. Meglio di niente. E qua... Questi, bella combo. Devo dire che comunque no, aia, non mi dispiace. Per quanto ripeto, sono una capra. Perché mi sto facendo colpire come una capra, appunto. No. Mi dimentico che ho Westcam spesso e volentieri di combo. Per esempio, ce l'avrei anche adesso, ma. Mela. Mia. No, ehi. Bella. Ok, quasi tornato full vita. Quindi, non male. Westcam, vai. Wow. E direi che è tempo per una bella magia di ghiaccio. Un bel crio. Ok, morto. Primo morto. Vai, vai, è vita buona. Mela, full vita. Ammazziamo quest'ape. E questo, madonna. Grande. Ok. Sono veramente testardi. È vero, Sire. Ma cosa staranno proteggendo? Riesco a percepire degli altri nemici più avanti. Lo scopriremo presto. Ok, prima zona di Duskai completata. Andiamo verso cuore della foresta. Qualcuno ha chiamato un meccanico? Allora. Tanto l'acqua non ci fa male. Sid. Ah, bravi, fuggite via, codardi che non siete altro. Sciò. E chi l'avrebbe mai detto? Bastava essere un po' scontrosi per fargli scappare via. Non sarà mica Sid. Ma tu guarda, Reggie è l'uomo con la schiena più dritta di tutta Eos. Tu che ci fai qui? Volevo sgranchirmi un po' le gambe, ma queste bestie avevano ben altro in mente. Non hai notato nulla di strano? Beh, ora che ci penso, ho visto passare un cristallo enorme. Credo che sia atterrato più avanti. Un cristallo, hai detto, fai strada. Ok, abbiamo anche Sid come aiutante. Sid, yes, Y più X. Che cazzo fa Sid? Vediamo, adesso lo scopriremo cosa farà Sid, no? Tutto qua? No, già che è meglio Westcam con la pistolina. Con la combo di pistole più che con la pistolina. Così. Non lo fa più, spara più nemici, ne tiene occupati di più. La panoplia non voglio sprecarla adesso con un nemico. Anche perché ho la sensazione che più partner io abbia, più faccia male. Vediamo se è vero. Oh yes. Prima panoplia. Proprio in quello sbagliato. Ah, l'ha ucciso. Sì, ma è andato sul più sbagliato. Poraccio. Vabbè. Pazienza. Dai. Quella. Ghiaccio. Ghiaccio e vento. Buono. No, assolutamente no, signorino. Andiamo, va. Dov'è? Allora. Chiamiamo Wesker. Wesker, vabbè. Wesker, sì, chiamiamo Albert Wesker, va. Chiamiamo Wesker. Ok. Morto. Eccellente, via. Via come un'anguilla. Via come un'anguilla. Ok. Quello non si è fatto niente, mi vuole beccare il rosso che ovviamente... Ho beccato tutti tranne che il rosso. Giusto. Ma mi pare logico, no? Buono. E Midgar Zomrn. Vabbè. Schiva il suo attacco con una capriola per aprire un varco. Usa lo scudo storiente per lasciarti scappare sottoterra. Ok. Ah, beh, abbiamo la panoplia. È un po' sprecata. Non sapevo quanta forza avesse. Nel dubbio.
Ah, ok, proprio così de botto. Ok, basta fare Y. Ok, sì. Va. Va che bello. Va che bocconcino. No. Aia. Ok, buono. Vorrei caricare il ghiaccio, me lo permetti? Ma certo che me lo permetti. Ah, proprio... Ah, poveraccio, è uscito dal... da sottoterra ed è morto. Ha fatto tipo cucù e... c'è... Aia, e c'è morto su... si è beccato una stalattite in faccia. E... da che parte esci? Ok, e tu? Buono. No. Ok, guarda, per un soffio non lo ammazzavi, ma poco male lo ammazzo io. Allora, facciamo attenzione alle api, che sono quelle più insidiose, perché non sembra, ma attaccare da distanza ti possono fottere una combo. Attacchiamo con lui. Buono. Ok. Che buono, ancora. E panoplia. Buono anche la mela. Oh, sta andando di lusso sta seconda parte. Sto un po' imparando. Che poi imparare adesso vuol dire prendete finire il gioco, perché il gioco non dura tantissimo. Mi pare che sia sotto le 3 ore, forse anche meno. Checkpoint raggiunto, quindi insomma siamo a 40 minuti. E questo non è il cristallo che hanno preso da Insomnia. No, ma dovremmo comunque recuperarlo. È solo una mia sensazione o sembra che quel cristallo si stia ricaricando? Cristallo, schiva i nemici per arrivare al cristallo. Usa le magie degli attacchi alleati per infliggere più danni. E quindi, ma non gli sto facendo un cazzo io al cristallo, scusami. Scusami, gioco. Perché? Io non gli sto facendo un ben amato cazzo io al... No, no, mi hanno introdotto la combo il budino di merda. Ma no! Bello! Ho ghiacciato il lago. Bello, bello. Bello, questo non me lo sarei immaginato né aspettato da un giochino, tra virgolette, giochino. Bello. Mi è piaciuto che abbia fatto la mia magia si sia avuto ripercussioni nel mondo di gioco. Bello. Io tengo la panoplia qua pronta perché è vero che se mi colpiscono la perdo. Però meglio avercela. Ma mi sa che proprio... mi sa che proprio devo... Orca, via! Dai, la usiamo a sto punto. Non penso che servisse con così tanta urgenza. Certo! Sull'ape! Sull'ape! Ha senso! Ha senso usarla sull'ape. Infatti, devo tenermela qua. Porca di una paletta. Porca di una porca. Porchissima. No! Ulla. Che è sto orgione di roba? Vai! Vai, no, via, attenzione. Mo, via. Ma perché tutta sta gente? Ma da dove è arrivata? Ma perché? Vai, ok. Il primo non è ancora morto. No. No! Mi ha colpito. Mi ha colpito e mi ha fatto anche... Allora, vorrei... è apparso un pulsante! Un input! Oddio! Camu? No? Ho detto una stronzata? Non è Camu? No... Ah, Ramu! Madonna, ho detto Camu! Madonna, che figura di me! Camu, dai, ci sono andato vicino. Hai veramente liberato Ramu, il tonante. È più bello Camu. Sembri sorpreso. Beh, sì, è che wow. Non male, brutti mostriciattoli che non siete altro. C'è un pollo per terra. Ne avete ancora strada da fare. Chi va là? Fatti vedere. Non avere fretta, figlio di Lucis. Lo scoprirai presto. Ok, ma io volevo prendere i polli. Daska è entrata nella grotta, sempre più vicino. Bene. Ok. Allora, quindi se io butto il fuoco sul lago va in fiamme. Quel tizio misterioso di sicuro non ti ha trattato come un re.
ogni famiglia reale ha qualcosa che la critica. Però poi tu e gli altri l'avete messo in riga, vero? Beh, prima dovevamo trovarlo. Sid, hai detto di aver visto passare un altro cristallo? Senza alcun dubbio, era blu come il cielo di Dusky. È il nostro, dobbiamo raggiungerlo. Senti, Reggie, quando tutto sarà finito, ricordami di tornare qui a Dusky. Questa regione ha un sacco di potenziale, se capisci cosa intendo. Mi fa piacere vedere che sei concentrato sulla missione. Tu pensa a stare dritto. Riesci a seccarmi quanto un serbatoio senza benzina. Allora, Iaguari. Para i loro balzi e artigli col colpo di scudo. Okay. Colpisci le loro vibrisse elettriche. Vabbè, Iaguari. No! Ah, ok, ok. Se io faccio un corpo a corpo, mi faccio male io. Rischio di farmi male io, sì. Ok. Vabbè. Facciamo attenzione. Vediamo se il fuoco effettivamente dà fuoco al lago. No. Assolutamente no. Aia. Oh. Ma ho premuto B? Ma perché? Ma vaffanculo. Che cazzo. Ah, lascio per ultimo il suo jaguaro di merda. Va. Ah, almeno con la magia vi faccio fuori dalla distanza di sicurezza. Ma mi ha seccato che ho perso un po' di vita perché mi ha praticamente bloccato. Non riuscivo a fare un cazzo. Boh, siamo full vita. Ci sono un sacco di creature strane là fuori. Già, ed erano tutte contro di noi. Minchia, fa. Quello che c'era lungo 40 centimetri, che è? Vai. Bella. Molto bella. Wow, più bella. Esplodi. Bellissima. Sublime. Aia, no. Mi ha interrotto. Volevo andare avanti con i complimenti e mi ha interrotto. Vabbè. Là c'è della magia. L'ho presa. Ci muore. Buono. Buono, buono, buono. E qua anche c'è morto. Ok. Usiamo la panoplia, ma no, dai, perché sprecarla adesso? Vabbè che evidentemente se mi toccano è sprecata comunque, perché non posso neanche usarla. No, dai, teniamola ancora un po'. Ho fiducia nel mie... Porca troia! L'avevo appena detto, ho fiducia nelle mie possibilità. E invece... Sono un coglione. Ecco, qua mi serviva come il pane. Mamma mia. Qua serviva. E invece oh, chi è che ho congelato? E chi è che si becca una strica di proiettili? E chi è che muore? Non io. Almeno per ora non io. Bella. No, assolutamente no. Allora carico la panoplia solo per te, tesoro. Mi stai talmente tanto sul cazzo che, guarda, la spreco su di te. Ma sì, l'avevo detto. Ti è? Fottiti! Sì, tanto che cazzo infierisci, è morto tipo 10 volte. State divertendo? Puoi fare di meglio, pallone gonfiato. Bastava dirlo. Ok. Sono pentito e hai spiegato la panoplia. Urku! Oh no! Non ci ha catturati. Eh? Non ci ha catturati. Te lo sto dicendo. Perché sembri agitato. Non sono agitato. Un po' preoccupato, sì. Ma non è la stessa cosa. Se vuoi possiamo smettere. No, no, raccontami ancora qualcosa. Ok. Sì, che poi la trama è raccontami una storia inventata. Quindi è il padre che se la profuma. Che dice, ho fatto questo. Poi in realtà non ha fatto un cazzo perché... Insomma. Vabbè. No. Scemo io. No, dove cazzo vai? Hai perso i comandi. Buono. E anche il polletto. Questo era un boss? Questo... Era un boss? Mi sa di sì. Wow papà, ce l'hai fatta. Hai sconfitto un behemoth. Non ce l'avrei mai fatta da solo. Ma eri da solo. Quindi il cristallo è lì dentro? Spero proprio di sì. Iniziano a farmi male le gambe. Questa grotta è strana. Qualcosa di familiare. E abbiamo completato. Appartamenti reali nella tana del mostro. Sono entrati a insonnia. Ah no, ok. Quindi siete entrati nella grotta? Che cos'altro potevamo fare? Com'era? Viscida? C'erano dei Molboro? Hai provato a fare l'eco? Ecco, Molboro, ok? Oh, no, Malboro, Molboro. Io, per i primi 8-9 anni di vita,
li chiamavo Marlboro, come le sigarette. Non è un product placement, non voglio insinuare quello per farvi capire quanto io fossi disagiato. Ok? Bene. Era la grotta di Nostal ed era molto, molto pericolosa. Grotta di Nostal, prima sala, non avere paura del buio. Bene ragazzi, siamo nella terza zona, nella terza tranche di questo gioco. Non so quanto manchi alla fine, siamo circa un'oretta, quindi probabilmente non mancherà tantissimo. No, meno di un'oretta, saremo a 40 minuti forse, tre quarti d'ora, non lo so. Comunque ragazzi, il video di oggi termina qui, spero che vi sia piaciuto, spero che vi piacciono queste miniserie. Come vedete le miniserie non intaccano la programmazione normale, solamente un plus, un di più. E se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!